Un inizio di stagione non eccellente per Maria Sharapova, che ha subito diverse eliminazioni nei tornei più importanti del calendario WTA, spesso e volentieri nei primi turni. La russa si aspettava di essere pronta per essere al top della classifica, ma per alcuni problemi fisici l'operazione rientro a grandi livelli è saltata. Di solito non ho molto interesse nel parlare dei miei infortuni, non è nel mio stile, perché sta all'atleta occuparsene e gestirli nel miglior modo possibile. Ma questo messaggio proveniente da una tifosa molto vicina mi ha colpito. Non mi iscrivo a nulla nella mia carriera se non ne sono pienamente convinta, video McEnroe si sfoga, la Sabalenka urla peggio della Sharapova, Monfils sembra uscito da Walking Dead, a parte che ho fatto un'infiltrazione al braccio sinistro mezz'ora prima di esordire a Indian Wells, in modo da non sentire il dolore dei mesi precedenti, ho anche scoperto di avere una bolla d'aria nei polmoni, il che mi ha impedito di prendere aerei per 3 settimane. Qui la teoria che io mi diverta a fare risonanze, test diagnostici, iniezioni, a vedere 5 dottori specialisti diversi negli ultimi mesi, e poi cancellarmi da uno dei miei tornei preferiti, è sbagliata. Puoi capire che rinuncerei a tutto questo per competere. Nel frattempo, spero che i biglietti rimangano utili per godersi altre partite, sto facendo di tutto per essere sana, in forma e pronta per competere, video rovescio in diagonale e contropiede, così Kerber fulmina Sharapova.